nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Un inceneritore da 800.000 tonnellate che produce molti più rifiuti di quelli che rimarrebbero da smaltire se si facesse una raccolta differenziata porta a porta con tariffa puntuale. Uno spreco di risorse energetiche incredibile rispetto al riciclaggio. Si buttano nel forno 150.000 tonnellate di umido, cioè acqua, che idiozia, che potrebbero diventare compost per una pianura bresciana in deficit di materia organica. Si buttano via nelle scorie 5.000-6.000 tonnellate all'anno di ferro e di alluminio, tonnellate di rame. Però si recupera acqua calda, che dirà SM. Peccato che con questo sistema la città è teleriscaldata anche d'estate, costringendo i bresciani a ricorrere ai condizionatori. Una raccolta differenziata con mega cassonetti stradali al 30-35% truccata dai rifiuti industriali, che però raddoppiano i rifiuti urbani portando 2 kg abitante giorno e mandando a smaltimento esattamente la stessa quantità di rifiuti della Campania, che non fa la differenziata, cioè 1,2 kg abitante giorno a smaltimento. Sindaco Iervolino, se voleva davvero imparare come risolvere il problema dell'emergenza rifiuti, le sarebbe stato più utile un viaggio in quel di Treviso, al Consorzio Priula, a Novara, Asti, nel Trentino e al Centro Riciclo di Vedelago, ovvero dal suo collega del Comune di Padula nel Salernitano, che è portato ad esempio per la raccolta differenziata che sta attuando. Ma lo sa, sindaco Iervolino, che oltre 2.000 comuni italiani hanno superato il 50% di differenziata? Con la raccolta porta a porta e con una tariffa puntuale si riduce il rifiuto a meno di un chilo abitante giorno e il rifiuto da smaltire a 0,2 kg abitanti giorno, 200 grammi per abitante giorno, un sesto di quello bresciano. Nel centro riciclo di Vedelago si recuperano tutti i materiali della parte secca, per cui il rifiuto da smaltire è quasi zero. Sì, si figuri che arrivano a riciclare anche i pannolini dei bambini, ricavando una finissima sabbia, molto richiesta all'estero. Ma in questo caso la lobby dell'incenerimento e il business dei rifiuti storcerebbero il naso. Un'altra domanda ci viene spontanea: come mai il comune di Padula vicinissimo a Napoli effettua la raccolta differenziata? Forse sindaco Iervolino ha un altro motivo che l'ha spinta a Brescia, un gemellaggio in nome dei rifiuti. Forse lei non lo sa, ma Brescia è il distretto nazionale dei rifiuti, che può fare invidia alla Campania. Oltre al più grande inceneritore d'Europa, qui si producono quasi 4 milioni di rifiuti, di rifiuti speciali all'anno, prevalentemente scorie di fonderia, a cui se ne aggiungono oltre 1 milione di importazione. Sono state interrate in passato, spesso in discariche non controllate, decine di milioni di tonnellate di scorie di fonderia. Da qui deriva la vicinanza alla Campania. Da qui deriva la vicinanza alla Campania. Come da voi abbiamo un'elevata incidenza di diversi tumori e la medesima anomalia rispetto al resto del paese. Un'incidenza doppia di tumori al fegato, senza dimenticarci di aggiungere che abbiamo avuto nei mesi scorsi il latte alla diossina in 18 stalle dell'Interland di Brescia, nella zona a sud dell'inceneritore. Esattamente come il vostro caso del latte bufala alla diossina. Insomma, un gemellaggio da questo punto di vista apparirebbe più che giustificato, diossina per diossina. Quindi la preghiamo vivamente di dar voce anche a noi, semplici associazioni ambientaliste che si battono per un interesse comune, cioè il diritto alla salute. Restando in attesa di un suo cortese cenno di riscontro, l'occasione ci è gradita per porgerle i nostri più cordiali saluti. Bravo, bravo, bravo.